Allora, ecco, questo è il commissariato Flaminio Nuovo, uno dei commissariati di Roma. Queste sono le condizioni esterne, dell'ufficio, dove si può notare sia al di sopra, dove sono i due piani, che al di sotto, che cadono i calcinacci. Pochi mesi fa addirittura è caduta anche la telecamera insieme ai calcinacci che sta all'esterno. Le strutture dei commissariati, soprattutto a Roma, ma anche in Italia, soffrono una ristrutturazione che non hanno mai avuto. Questo che abbiamo alle nostre spalle è ormai circa 60 anni che non ha avuto una vera e concreta realizzazione di una ristrutturazione. Così anche negli altri uffici, anzi in alcuni anche peggio, perché mi sono arrivate delle foto dei segretari in giro per l'Italia. Questo ci troviamo nella provincia di Torino, a San Paolo, ecco le condizioni per esempio delle sedie. Queste sono le condizioni dei muri interni ai commissariati, il pavimento insomma del commissariato. Ci fa vedere addirittura questo dell'ufficio denunce, il bagno che dovrebbero utilizzare gli utenti dell'ufficio denunce. Questo addirittura è il tetto, perché entrava acqua da sopra. Certo. Addirittura mi è arrivata proprio questa mattina un video che è stato girato ieri alla scuola di polizia di Vibo Valentia, dove vediamo un topo che va a passeggio per la scuola di Vibo Valentia. Topo dalla polizia. Però in tutto questo abbiamo il capo della polizia, il Ministero dell'Interno, che si è preoccupato di spendere circa 6 milioni di euro per fare delle qualifiche nuove, quindi dei disegni nuovi e di gradi nuovi da indossare. Già il primo giorno in cui le hanno indossate si sono praticamente aperte in due, Si sono scollate. si sono scollate. Questa è la mostrina, ecco Questa è la qui, questo è il mostrina. distacco della parte superiore rispetto alla parte inferiore. Un'operazione che noi abbiamo ritenuto assolutamente fuori luogo, per i costi estremamente alti. Cioè? Si parla di 5 milioni di euro a fronte di carenze o comunque di priorità che secondo noi erano preferibili. Per esempio, come detto più volte, ancora molti non hanno a disposizione le polo, le maglie della divisa operativa. Quindi solo per aggiungere quest'aquila hanno speso quasi 6 milioni di euro per aggiungere questa semplice aquila che sta qui sopra rispetto all'altra. In realtà i milioni spesi sono 3 milioni 2 di euro. Sul bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che quota più o meno 8 miliardi di euro, i 3 milioni e 2 rappresentano lo 0,5 per mille. Distintivi che peraltro hanno una garanzia di 10 anni di durata, il che significa che la ditta che ha ovviamente avuto l'appalto è tenuta a ripristinare e a restituire i segni distintivi eventualmente fallati. Noi abbiamo delle difficoltà anche nel vestiario. Noi siamo stati costretti a comprare come sindacato 12 pantaloni di divisa ordinaria estiva che alla questura di Palermo purtroppo c'è una mancanza di vestiario. Le ha dovute comprare il sindacato, sì, 38 euro. Quindi non abbiamo le divise, però il capo della polizia si è preoccupato di spendere 6 milioni di euro, che a noi non era assolutamente un'esigenza propria rispetto a quelle che sono invece le carenze. Pantalone 38 euro, questo circa 70 euro, 70 quindi euro. Quasi due pantaloni. Mal contati due pantaloni al posto per ogni kit. Per ogni kit. Perfetto. I poliziotti le posso garantire che preferivano i due pantaloni. Il piano di distribuzione delle uniformi sarà completato nel 2020. Abbiamo ricevuto oltre 100 milioni di euro che ci consentono di completare il piano di distribuzione secondo il timing programmato dal capo della polizia, dal prefetto Gabrielli. Nelle ultime settimane sono state già distribuite no oltre 90.000 polo e il piano di distribuzione sta continuando. Per risistemare questure, commissariati, ci sono arrivati e stanno per essere investiti oltre 100 milioni di euro, ma che si aggiungono naturalmente al plafond ordinario delle manutenzioni ordinarie, del normale budget che ci è destinato ogni anno dal MEF. Quindi possiamo dire che anche sul fronte della logistica un importantissimo impegno dell'amministrazione non soltanto è stato preso, ma direi che ormai è, come dire, è una realtà e stanno per essere avviati tutti i progetti di fattibilità.